Radio Freccia. 13:50 minuti, è il momento dei Fantastici F4. Come annunciato poco fa, l'album di riferimento di marzo sarà Backspacer dei Pearl Jam, un album bellissimo che vi consiglio di ascoltare, un album che segna un po' il ritorno alla semplicità, no? Una semplicità che in realtà non è mai semplice, scusate il gioco di parole. E la prima canzone che abbiamo deciso di scegliere è una vera e propria preghiera, è un esempio lampante di quanto semplicità non voglia dire semplice, ma spesso all'interno di questa ci sia una complessità incredibile. Si apre con la consapevolezza del sì, capisco che ogni vita deve finire, mentre se diamo da soli so che un giorno ce ne dovremo andare, e si chiude con una vera e propria preghiera, cioè stringimi fino al giorno in cui morirò, ti incontrerò dall'altra parte. Poi quest'altra parte chiaramente è a seconda delle credenze spirituali, qualsiasi cosa voi vogliate. L'antipasto ha proprio questa anima di semplicità e ce lo propone lo chef Marco Ambrosino del ristorante 28 Posti di Milano. Ciao Wally, a Just Brit abbineremo un antipasto a base di pomodoro alla brace, mandorle, tartufo nero e limone. Per prima cosa spelliamo i pomodori sbiancandoli in acqua bollente, subito in acqua fredda, e li conserviamo in una soluzione di acqua, sale e zucchero. Un litro d'acqua, 40 g di zucchero, 50 g di sale. Ora prepariamo la crema di mandorle mettendo le mandorle pelate a bagno in acqua per una notte, dopodiché le scoliamo e le frulliamo fino ad ottenere una crema liscissima. A questo punto prendiamo il tartufo nero, lo montiamo in un mini pimer con olio di semi, aceto di mele e sale. Dovremo ottenere una sorta di maionese. Per ultima cosa creiamo la salsa a base di limone, una parte di succo di limone, una parte di soia, una parte di acqua. Misceliamo il tutto. Andiamo ad ultimare il piatto passando il nostro pomodoro sulla brace, mettiamo nel piatto crema di mandorle, al centro maionese di tartufo, posizioniamo il pomodoro sopra e in ultimo la salsa a base di limone, soia e acqua. Rock appetito a tutti! Vedi, la complessità della semplicità, che meraviglia! È stato un piacere, ci si becca lunedì a mezzogiorno su Radio Freccia. Fino ad allora, mi raccomando ragazze e ragazzi, Cinemetu and always live rock and roll. Yes, I understand that every life must be end. 13:53 minuti su Radio Freccia, buon venerdì vino a tutti voi, questo è il momento dei Fantastici Chef 4. Allora, la storia è un po' questa. Siamo alla fine della prima decade degli anni 2000, Eddie Vedder, grande amante del vino e degli alcolici in generale, esce una sera e beve quel bicchiere in più, diciamo un bicchiere, anche due forse in più. Si sa però che quando capita di bere quella qualcosina in più, si diventa un po' più vulnerabili ed è più facile penetrare in noi stessi, cioè noi stessi entriamo in noi ed andiamo a prendere un po' più coscienza di questo unthought known, cioè di queste cose che sono innate in noi ma che purtroppo noi non conosciamo, a volte di cui noi non abbiamo consapevolezza. È proprio questa la base su cui Eddie Vedder comincia a riflettere e scrive un testo. Stilisticamente questa canzone è un crescendo, ed è un crescendo che va di pari passo con il crescendo della consapevolezza, di quando si prende consapevolezza di questi determinati aspetti che compongono la nostra mente. Allora, partendo proprio da questo presupposto, vediamo come ha trasformato in piatto un thought known dei Pearl Jam direttamente da Backspacer il nostro chef Daniele Zennaro del Marcianos Pub di Venezia. Ciao Wally, con Anthem No mi viene da proporre dei ravioli alla piastra ripieni di crema di carciofino di Sant'Erasmo con calamaretti sfumati al prosecco e aceto balsamico stravecchio di mele. Preparando la pasta dei ravioli, ognuno può seguire la propria ricetta di casa e dopo aver steso le sfoglie, confezionare i ravioli usando come farcia i carciofini trifolati in padella, tritati e amalgamati con qualche cucchiaio di grana padano. Cuocete i ravioli in acqua bollente salata. Scolateli e asciugateli su un panno di cotone. Arrostitoli poi in una padella con un filo d'olio e una noce di burro. Sulla stessa padella, dopodiché saltate una manciata di calamaretto spillo già lavati e ben puliti. Sfumateli con il prosecco e per legare la salsa una noce di burro. Sistemate i ravioli nel piatto, conditeli con la salsa e i calamaretti e completate con qualche goccia di aceto balsamico. Rock appetito!
Ero capito, sì. Ci si becca lunedì a partire da mezzogiorno. Mi raccomando, godetevi il meglio che la vita possa darvi. Cinemezzo and always live rock. Solito come ogni venerdì vino con la rubrica I Fantastic Chef 4. Per questo mese di marzo abbiamo preso in esame, cioè i Fantastic Chef e Wally, che sarei io, un disco bellissimo che si chiama Backspacer dei Pearl Jam, che ha al suo interno questa necessità di tornare indietro, ma tornare indietro non per forza a livello temporale, ma tornare indietro alla semplicità, no? Al capire che anche nel semplice si può trovare l'infinito. Oggi voglio partire dal kintsugi, che è questa, o kintsugi che dir si voglia, che è l'arte delle preziose cicatrici, cioè un'arte nella lavorazione delle ceramiche che consiste nel ricomporre queste ceramiche dopo che queste si rompono, e quindi imparare ad apprezzare le venature che le compongono. Partendo da questo presupposto, c'è una frase all'interno di The Fixer dei Pearl Jam che dice così, cantata da Eddie Vedder, che dice: "When something's broke, I wanna put a bit of fixing on it", cioè quando qualcosa si rompe io voglio fare in modo che questa si ricomponga mettendole su della colla. Questo tema è il centro nevralgico della creazione dello chef Luca Mussi del ristorante Illy Caffè di Monte Napoleone. Ciao Wally, il secondo piatto che collego a The Fixer è chiaramente ossobuco di coda di rospo con crema di riso alla milanese, perché lo immagino un piatto che richiama un po' la tecnica del kintsugi, l'arte giapponese del dare nuova vita agli oggetti rotti, che evidenzia l'importanza di aggrapparsi alle ferite, alle rotture, per trarne ispirazione e con grande resilienza riniziare a vivere. Per preparare questo piatto si inizia con un risotto, quindi appassire lo scalogno con l'olio extravergine di oliva, mettere il riso a tostare per alcuni minuti e aggiungere lo zafferano, sfumare col vino bianco e, una volta evaporato l'alcol, portare a cottura con il brodo vegetale o di pesce, ultimandolo poi con burro e parmigiano. Frullare il risotto e ottenere una crema di riso gialla, rimetterla a cuocere e renderla il più densa possibile. Nel mentre, arrostire in padella l'ossobuco di coda di rospo e portarlo a cottura, e tagliare sedano, carote e cipolla con cura, e poi sbianchirle in acqua salata aromatizzata con del succo di limone. Quindi impiattare, disponendo l'ossobuco di coda di rospo al centro del piatto, sporcare con la crema di zafferano e decorare con le verdure e cospargere con un trito di prezzemolo e bucce di limone. Rock appetito a tutti. Ci si becca lunedì, Cinemeto and always live rock and roll. Radio Freccia. 13:55 minuti su Radio Freccia, e come ogni venerdì vino che si rispetti, questo è il momento dei Fantastic Chef 4, cioè quella rubrica attraverso la quale noi prendiamo in esame un disco che ha fatto la storia della musica e lo trasformiamo in un menù. Siamo giunti al termine del mese di marzo, quindi questa è la portata finale, cioè il dessert, che verrà abbinata alla canzone finale del disco, che si chiama The End, che è una ballata meravigliosa che sta esattamente a metà fra Eddie Vedder e Bruce Springsteen. E diciamo che in Backspacer c'è questa vena ancora di più poetica e riflessiva di Eddie Vedder, che poi caratterizza un po' tutta la sua carriera e quella dei Pearl Jam, e in The End in particolar modo. Tutti ingredienti questi che potrebbero comporre un piatto meraviglioso, anzi non potrebbero, che compongono un piatto meraviglioso. Sono però curioso di sentire come sono stati messi giù, come sono stati giocati da parte del nostro chef Fabrizio Catana del ristorante 28, no, del ristorante 28 posti, del ristorante Osteria Bosco 131 di Bosco, appunto, zona Perugia. Sentiamo. Ciao Wally, con The End dei Pearl Jam abbinerò un dolce: formaggio, vaniglia, zucca e amaretto. Come prima cosa amalgamare la base di amaretti con burro e sale su una teglia, dare la forma desiderata e congelare. In un secondo momento fare una panna cotta alla vaniglia, al quale aggiungeremo panna semimontata, formaggio caprino fresco, ricotta di pecora, buccia di limone e di arancia, succo di limone, zucchero e ancora mezza bacca di vaniglia. Amalgamare il tutto e fare ancora uno strato sopra l'amaretto e congelare. A parte, saltare in padella con burro e zucchero della zucca gialla tagliata a cubetti e impiattare, avendo cura di togliere mezz'ora prima dal congelatore il dolce di formaggio amaretti. Rock appetito a tutti. Beh, niente male, eh? Ci si becca lunedì a mezzogiorno. Mi raccomando, ragazze e ragazzi, Cinemeto and always live rock and roll. Rock and roll! Ecco, in arrivo Cecil B.